Ciao ragazzi, ben ritrovati su Zombie. Prima di passare all'azione vera e propria, volevo leggervi questo stralcio di giornale per capire un po' anche su cosa ruota il gioco, che sembra ruotare attorno ad una profezia risalente al XVI secolo che predirebbe la fine del mondo e i politici la stanno ignorando. John Dee, personaggio realmente esistito tra l'altro, uno dei consiglieri della regina Elisabetta I, fu uno degli scienziati più celebri della sua epoca. Ma Dee era anche alchimista, famoso alchimista, e affermava di avere colloqui con gli angeli. Grazie a rituali magici teneva quelle che definiva conversazioni enochiane. Praticamente parlava attraverso Enoch. Per chi non sa chi sia Enoch, ragazzi, un personaggio biblico, Enoch, figlio di Caino. E tra le altre cose, questi angeli gli rivelarono come sarebbe avvenuta la fine del mondo, dice il professor William Keating, storico dell'Università di Oxford, che studia la cosiddetta profezia nera. Da quasi 10 anni, insomma, questo gioco sembra avere a che fare con questa profezia nera. Cerchiamo di capirne di più. Ne capiremo di più durante il gioco. Direi di andare, ragazzi. Dunque, dobbiamo scoprire la seconda telecamera. Oh! Però fino a un certo punto, già praticamente ho l'inventario pieno. Allora, vi dico subito, ragazzi, che lo scanner è utilissimo e secondo me implementato benissimo nel gioco. Barricata. Senza dubbio. Merda. Trova un martello. Dovrai spaccare le assi che bloccano le porte. Eccolo. Allora. E già che ci sei, riforniscici. Se non è chiuso, saccheggialo. Come ho detto, lo saccheggerò con comodo. Adesso andiamo a cercare la seconda telecamera. Allora. Come vedete, è assai utile. Cos'è? Non lo prendo, anche perché sono pieno. Allora, direi che l'atmosfera, ragazzi, in questo gioco c'è tutta comunque. Le assi le lascio lì, dopo dovrò ritornare, dunque rimettere tutto. Sto pensando tra me e me, scusate. Allora. Quando trovi il quadro elettrico, collegalo al pad per riattivare le telecamere. Ci siamo. Bene, ora le telecamere funzionano di nuovo. Ok, torniamo al rifugio. Ogni volta che usi lo scanner su un quadro elettrico, potrò hackerarlo e aggiornare la mappa. Da un'occhiata al pad. No, no, prima devo ammazzare questo, non il pad. Questa, anzi. Allora. Bene, adesso cerca di tornare a quella scorciatoia che hai visto prima e riporta qui il culo senza farti ammazzare. Fatti bene, eh? Belli cavoli. Ci stanno. Anche qua c'è Killer Freaks. Ah no, Killer Rabbits. Allora, qui. Vediamo un po'. È quello che è, oh! Quell'idiota sta risvegliando anche i morti. Esci da lì! Via!
Uff. C'aveva una specie di... Era fulminato a tutti gli effetti. Una specie di fulmine globulare. Non c'entra niente il fulmine globulare. Comunque, ci avrebbe dei fulmini. E così ce l'hai fatta. Sì, hai eh. Visto la cassetta di sicurezza con lo stemma di un corvo nella stanza principale. L'abbiamo già vista. Ti spiego come funziona. Era come pensavamo, infatti. Allora. Puoi usarla per conservare armi, munizioni e scorte. Non puoi portare tutto con te quando esci. Ma una cassetta ben fornita offre possibilità di scelta. Lo so. Lascia già. Lì dentro quello che vuoi. Andiamo. Ehi, alla buon'ora. Sta arrivando un'orda. Oh, madonna. Oh, sono tanti lì, eh. Vediamo un po' se basta la massa. Sono tanti, sono tanti. Poi. Ah, l'ho ributtato di là, bellissimo. Tova. Fanculo. Avranno imparato la lezione con quel poco di cervello che gli è rimasto. Speriamo. Hanno istinti predatori come gli animali. E tali devi considerarli. Non sono più i tuoi vicini, amici e parenti. Sono tutti morti. E i mostri con il loro volto non hanno più nulla di umano. Ok, adesso? Ce ne sono altri, però. Eccolo. Meglio non andare là dentro. Tre munizioni. Eccone un'altra. Era una bella orda, eh? Perlomeno. Abbastanza. Non sono finiti? Ottimo lavoro. Ma alcuni sono riusciti a entrare. Devi farli fuori. Un altro po'. Attenzione a capire da dove arrivano i rumori. Ok, scusate, stavo parlando un attimo. Credo che il peggio sia passato. Ok. Per ora. Vai, Umbri. Riposati, te lo meriti. Ci riposiamo? Ci riposiamo. Dormi un po' ora. Un pisolino ti farà bene. Un pisolino ti farà bene. Va bene, va bene, accontentiamolo. Se vuole che dormiamo, dormiamo. Mi è venuta un'idea. È ora di attivare le telecamere all'esterno di Buckingham Palace. Potresti persino intrufolarti nel palazzo se le guardie sono impegnate con gli infetti. Raggiungi l'entrata del bunker reale.
Scopri la tua missione. Devi entrare a Buckingham Palace. È il modo più efficace per rifornirti di armi e scorte, anche se è invaso da infetti. Questo? Che è sta roba? Ah, ti dice praticamente dove sono gli oggetti. Credo, penso proprio di sì. Eh sì, perché ci sono le due zone che abbiamo scoperto. Segna, dunque. Segnala. Ah, ok, boh. Vabbè, che non... posso fare anche da solo, però. Adesso? Ah, prima che mi dimentichi, avevo visto. Avevo notato. Avevo notato, dov'è che è? Ah, ecco, dove sta indicando. C'è una scheda qua. Si vedeva dalla finestra. Là, vedete? E qua, visto che abbiamo il martello. Perché purtroppo, ragazzi, mi è successo un disguido. Per una diavolo di telefonata di lavoro del cavolo, per quello che serve poi ultimamente il lavoro, tra l'altro. Lasciamo perdere. Beh, comunque ho dovuto reiniziare, in poche parole. Senza farla tanto lunga. Reiniziate, sono arrivato comunque lì dove ero arrivato l'altra volta. Insomma, da dove abbiamo iniziato oggi. Né più né meno. Giusto per non farvi perdere niente. Allora. Le cose sarebbero state diverse se avessero dato retta a John Dee. Ma quando capì cosa ci riservava il futuro, Elisabetta era ormai morta e Giacomo I odiava a tal punto profezie e alchimia che scrisse un manuale sulla magia nera dal titolo Demonologie e sguinzagliò i suoi scagnozzi in giro per l'Inghilterra ad appendere alla forca streghe e maghi. Lì dovette nascondersi, idioti. La grafica non farà gridare al miracolo, ma secondo me è funzionale e a me piace, ve lo dico subito. Non farà gridare al miracolo, ma non fa gridare sicuramente neanche allo scandalo. E comunque l'atmosfera c'è tutta in questo gioco. Anche se siamo alle prime battute, l'atmosfera c'è tutta. Fondamentale, poi, peraltro, per un titolo simile. Una delle cose assolutamente fondamentali. In un survival soprattutto. Allora, c'è un buco nel muro. Direi di... chiudere qua, ragazzi, per questa puntata. E poi, se ho tempo, ne carico un'altra. Non lo so, e dipende appunto proprio sempre dal lavoro, maledetto. Comunque, direi di chiudere qua. Vediamo dove arriviamo. Poi... dove sbucchiamo più che altro. Poi chiudo. Oh, bello, 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 bello. Bella atmosfera. Sotterranei londinesi, mi piace. E lo vedremo quindi alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Bye bye.